Spartiamo subito con Michael Bay, così ci si toglie il dente, dai. Dove sono arrivati? Beh, mi pare sono arrivati o a The Island o sarà lì. Vabbè, tanto The Island non ha fatti una decina, mi pare, fra un cazzo e un altro. E ultimamente è intensificato. Ma uno l'anno comunque, perché Transformers e Transformers 2 l'ha girati nel giro di 18 mesi, mi pare, no? Sono usciti a palla. Perché come si suol dire usiamo la merda quando è calda, quindi subito per due. Allora il primo Transformers, apriamo Michael Bay, se ci si scioglie la Transformers. E da piccino devo ammettere, come tutti rincoglioniti perché chi guardava cartoni animati diceva metti un po' rincoglionito ci manca già di ruolo e poi si è fatto tutto, allora potevi avere una certa fascinazione a questi robottoni si trasformano. In effetti per anni l'idea di uno come me che ama il cinema di fantascienza è sempre stata quella di poter vedere trasformazioni di robot, esoscheletri super figura, tipo veri di Matrix 3, cioè cose che poi finalmente le puoi vedere perché c'è l'effetto speciale che ora te le possiamo far vedere. Chiaramente negli anni 80 mi ero abituato io, metteci l'esoscheletro, già quello di Aliens che c'aveva miliardi era un po', cioè si vedeva lì, insomma era un po'. Ora invece che hanno trovato il sistema per farle, ci hanno fatto anche la pubblicità di una Citroen, di una macchina che si trasformava benissimo, è arrivato Michael Bay che ha deciso che i sogni dei bambini devono essere infranti, quindi la trasformazione del robot non esiste. Cioè esiste in un cumulo di colori che si mescolano in quadrature e poi arriva questi barocchi bestioni di ferro che non capiscono un cazzo, che vanno, stanno, mi pare all'inizio del film, tanto lo vede e non lo rivedrò, stanno nel giardino di uno per mezzo film, con i genitori in casa che non si accorgono che c'è un robot in giardino, vicini di Asa, con il robot attaccati e parlano lui, se ne accorge nessuno. Mi ricordo che il cattivo era un pistolone, nel senso pistola, all'epoca l'hanno fatto diventare nulla, perché mi pare mezzo trasformi in astronave, se voi ve lo ricordate, voi che ne siete più. Sì, c'era Mangianastri era il cazzoncino, però lui era la pistola. Invece la pistola, siccome in effetti un tornava una sega perché diventava piccino sì da 6 km di robot, hanno deciso per riadattare il tutto facendolo come al solito un po' spielbergiano, nel senso che ci deve essere ironia, ritmo a go-go e storia zero, lo Spielberg degli ultimi 15 anni, tranne i miei Unix, che è bellissimo. E beh, dimostra un'altra volta che non è buona un cazzo, perché tanto le inquadrature sono sempre belle. Cioè, dopo che ha fatto un Bad Boy il primo, che mi pare ormai ha 15-16 anni, che c'è sti stronzi e volano e sparano e li gira intorno, non so se avete presente, li gira intorno, danno tutte le angolazioni, in ogni suo cazzo di film c'è la gente e spara un robot o marionette o fiebone inutili come Megan Fox che saltano e venga ripreso in tondo 8 volte al giorno. Te guardi il film, vai, ecco tondo e riparte il tondone. E poi il film te non sa di una sega, è scritto da un decerebrato, perché siamo a livelli che un robot, cioè c'è questi robot qui che poi nel 2 tenta di spiegarlo e fa ancora più cap perché ci mette in mezzo le piramidi, che siamo bellissimo, però nel primo non si capisce come mai robot venga a andarlo adesso camion. C'è camion, le moto, le macchine. Che cazzo di pianeta era che eri fatto di camion? Dove cazzo ci andavi se non dovevi trasportare nessuno dentro? Perché c'è il volante? Cioè, che cazzo di robot siete? Non ti dà una spiegazione vera che noi ci si adatta al posto dove siamo, boh. Ma magari un po' più lunga, se dura 2 ore e mezzo, non spiega una sega. Il film è una merda. In tutto, c'ha quello scia la buff, messi in cazzo, si chiama Vernano lì, amato da Spielberg, che ha distrutto Indiana Jones l'ultimo, e già che ci sono mezza parola Indiana Jones l'ultimo, perché io dopo aver visto scoppiare una bomba nucleare, megatoni, che nemmeno Hiroshima, lui che vabbè che il coso era piombato, e non metto in dubbio che il piombo possa anche resistere, non sono così ferrato, a una devastazione nucleare. Ho i dubbi che scoppia tutto il mondo e i frigoriferi rimangano tutti lì. Comunque, tutti i frigoriferi buoni. Poi lui furbo come una mina, perché è uno scienziato, e lo sa cos'è la cosa atomica comunque, perché non siamo più negli anni 40, siamo negli anni 50, quindi lo sai cos'è. Sì, tranquillo, sta a dire sì, vabbè. E guarda il fungo nucleare, mentre ne dovrebbe a scala pelle a pezzi, sì, perché c'è un fungo nucleare a 20-25 metri, non ne ha scala pelle, e qui si torna a Transformer. Lo spirito è quello. Il massimo della non credibilità. Se la fantascienza già è un genere che bisogna staccarsi e cercare di entrare, perché se no, se pensi tutto il momento, le astronavi non ci sono, i robot non esistono, avresti un lo puoi fare, la fantascienza è limitata come l'horror. Però non, questo film, il primo Transformer, non riesce nemmeno a farti diventare fanciullo in quel senso, perché è talmente pieno di ormoni in ogni cosa, cioè tronfio, pomposo, ogni scena è a rallenti, tipo parte veloce, poi arriva Megan Fox col culo di fuori, poi arriva dell'altro, fa la battuta, ma non ci deve essere. Una merda completa, un finale
devastante e che porta però al meraviglioso numero 2, dove addirittura ti fanno vedere 7 minuti di pianeta dei Transformer, che è l'unica saganza, cioè fallo lì il film, l'unica saganza, perlomeno si vede un attimo come era il pianeta, poi si vede come erano loro in antichità con questo Vicco Tubi, che però anche lui è mezzo robot, non si capisce comunque chi è che l'abbia costruito, perché questo blocco Vic che dà la vita, che costruisce, che ridà, rifà, rifà, però che cazzo è? Cioè, se vuole avvicinarsi al monolito di Kubrickiana memoria, il povero Michael Bay si uccide da solo. Transformer 2 è una cagata. Peggio del primo, non perché sia peggiore come tale, perché il livello è quello. Forse è anche migliore in alcune piccole cosettine. Cioè, magari, ecco, per esempio, Megan Fox è più nuda. Non sarà nulla, esce alla buff e sembra moia. Quindi c'è già duose che sembravano positive. Poi per il resto, ecco, cos'è? Infrange tutto, cioè distruggono le piramidi come nulla fosse, cioè tra l'altro gli egiziani non ne esistono, non vedi uno negro nemmeno se ammazzi, solo soldati e davano a morire. E poi cosa fanno Transformers 2? Insomma, voi non l'avete visto, io l'ho visto, hanno costretto, praticamente per tirar fuori in sequel da quell'aborto, hanno dovuto tirar fuori un'altra cosa ancora più poco credibile, cioè che questi cazzo di alieni qui che sarebbero stati lì da sempre, quindi si generavano noi, e che volevano conquistare pianeti con questa macchina che hanno nascosto, perché si capisce come l'hanno costruita la piramide, hanno nascosto dentro la piramide la macchina che spara il coso e spenge il sole, questo è il film, eh? Cioè la trama gira intorno a boia, troviamo per troiaio perché se spara il raggio ferma il sole. Un'innovazione stilistica narrativa enorme. Anche in Transformers, se te Transformers lo dai in mano a un regista veramente giocoso, lo mandi in mano a Tim Burton, ti viene fuori con la solita sceneggiatura, con i soliti attori, col solito direttore della fotografia, con un'altra fotografia che quella fa cacare, ma col solito direttore, che questa è gente che sa lavorare, e non metto in dubbio che non sia gente che sa lavorare, chi sta intorno a Michael Bay, sono degli handicappati, lui è mongoloide, nel senso proprio stretto del termine, che viene dalla Mongolia o che ha dei problemi purtroppo fisici a livello cerebrale o fisici dovuti da una malattia, no, lui è proprio un mongoloide cinematograficamente, non ha idea, riesce in ogni inquadratura a farmi entrare il giramento di coglioni, prima una a destra, poi a sinistra, poi nel mezzo, poi in fondo, poi in cima, non ci capisci in cazzo, io l'ultimo a Transformer al cinema si è fatto il gioino, conta fino a 3, se dopo 3, 1001, 1002, 1003, se arriva a 3 gli si dà un premio a Michael Bay, tutto il film fa 1001, 1002, fine, 1001, fine, 1001, fine, non c'è un'inquadratura che duri forse più di 4-5 secondi, mai. Ciò vuol dire che, come io lo reputo, lui non è che è uno shooter, per modo di dire, shooter è uno che infatti shoota, lui proprio è un fotografo, cioè lui fa dei film che sono collegati insieme come col quadernino di Topolino, da piccino quando muovevi Topolino, lui lo fa uguale, però in inquadratura, non in sequenza, cioè lui ogni inquadratura è diversa, non ho mai visto nemmeno io e lei che si parla, uno stacco qualsiasi in primo piano di un qualcosa, no, se ti interessa, e poi ritorna lì, col cazzo, se deve rinquadrare loro due che parlano uno di lì e uno di là, deve cambiare inquadratura, perché montare per me era bello un tempo, mettiamoci in moviola, camoviola lui, mettiamoci in fast forward on lui, moviola, lì deve andare, non capi, io il montatore, penso monti lui forse, credo, cioè a livello fisico non credo, perché quando monta non capisco come gira, non ho mai capito Bay come tiene la tre, quanto può durare un'inquadratura, quando lui fa l'inquadratura su Mega Fox a Beba, no? da tutte le angolazioni, dura ogni inquadratura uno, un secondo e mezzo, due, quante cazzo di inquadrature ha girato questo? Cioè quanto c'è stato lì, quanto ce l'ha fatta sta Megan Fox così? È quello che non capisco, ha girato in 3 secondi, ci ha messo un'ora, perché se ci ha messo un'ora è mongoloide due volte, perché io ti assicuro che a me mi dai Transformer, Covaini ha preso lui, lo giro meglio io, senza nemmeno sapere dove mette le mani, perché non ha assolutamente idea nemmeno della profondità del campo, che con lui non esiste. Non esiste la profondità. Non so se ci avete fatto caso, è talmente tutto laccato, tutto uguale, anche a livello fotografico, che prima di tutto non esistono i lineamenti degli attori, che sono in realtà semplicemente dei pezzi di plastica messi lì, e Megan Fox l'ha detto, perché per fare film di Michael Bay devo sapere recitare, anche lei, inutile far detta, ti sei messa a beba tutto il film, ora mangi anche te brontoli o Michael Bay come se tu fossi, non lo so, la Magnani, cazzo brontoli. Poi, bello Michael Bay, perché lui dice l'aveva scoperto Nicolas Cage, che aveva già vinto un Oscar, aveva lavorato con Cohen, aveva fatto di tutto, lui ha scoperto Nicolas Cage, cosa hai scoperto, scemo?
era perfettamente lanciato, aveva vinto l'Oscar, perfetto Michael. Quindi poi ho scoperto, Cavaletta ha scoperto Will Smith, cioè nel 90 il negro più famoso d'America era il principe di Bel-Air, Will Smith, e te l'hai reso famoso con cosa? Con quella merda di Bad Boys 2 che gli ha quasi non fatto più fare cinema. Ma cosa ragioni? È questo il problema di questi imbecilli, che poi... Ecco, però scusa, la domanda che ti facevo, dimmi, era questa, i fan... Ma i fan non lo possono capire. Sì, però quando difendono, è quello per cui è difficile instaurarci un dialogo con loro. Quando te gli parli, gli dici fa cagare perché non puoi fare 40.000 angolazioni... No, loro ti dicono lui spezza il cinema. Lui dice, ha inventato un nuovo linguaggio. Allora, che l'abbia inventato un nuovo linguaggio, nessuno lo mette in dubbio. Ok, se io domani mi metto a dire che questo poster si chiama cazzo, ho inventato un nuovo linguaggio. È un linguaggio di merda però, cioè non ha niente a che vedere col fatto di averlo fatto bene. Orson Welles ha inventato un linguaggio, lui ha distrutto un linguaggio e lo posso capire, però non è che ha fatto come Warhol che ha ripreso l'Empire State Building per 6 anni e poi l'ha messo lì fisso, non è che ha fatto lui Sleep e Dorm. Lì è spezzare, perché lì si cerca un intento artistico, non commerciale. Quando uno cerca un intento commerciale a priori, dicendo che io sono un cazzo del cinema, perché questo dice Michael Bay, mi importa un cazzo di dell'altri, è una giustificazione al fatto che in realtà è anche un incapace tecnicamente, circondato probabilmente da milioni di persone che sanno fare il loro lavoro e che lo tengano anche a freno, perché sennò farebbe anche peggio. Ti ripeto, inventare un nuovo linguaggio, cioè invece di dire mi prude l'ascella dico mi prude la stramerda, non vuol dire che io a quel punto ho inventato qualcosa di buono, mi capisci? Cioè il linguaggio è universalmente noto per essere compreso. Se il linguaggio cinematografico ha determinate regole è per essere compreso, ok? Se te non vuoi più far comprendere allo spettatore determinate regole è perché cerchi di dargli qualcosa di diverso da quello che vede tutti i giorni. Ma se te poi gli dai alla fine qualcosa di uguale a quello che vede tutti i giorni, in più girato con la spocchia di io giro come cazzo mi pare, sei Pravettoni, ve le faceva, e io faccio, è così, è un po' come la Casa di Libertà, e facciamo un po' tutti come cazzo ci pare, so se è così. Michael Bay fa un po' come cazzo gli pare, ha trovato prima quel fascista di Bruckmeier che ne vendeva firme tutti di pro destra, ora ha trovato Spielberg che è ebreo, un pochino più di sinistra, ma non si può dire sinistra sennò si incazza, e allora li fa i film un po' più innocui politicamente, perché se te guardi Bad Boys e Bad Boys 1 e 2 sono un razzista fenomenale, cioè quei due poliziotti lì sono il classio negro, cioè dà fastidio, cioè il classio negro, cioè ma io se fossi Will Smith mi incazzerei, perché lavoro a Mucci, non capisce una sega nemmeno lui, però è lì il punto, il fan non capisce perché è entrato perfettamente nella logica distruttiva del suo autore, quella di non far capire un cazzo di nulla a nessuno di cinema, e sono convinti che veramente avere 10 telecamere, riprendere da tutte le angolazioni possibili, montare, premetto una cosa sui fan di tutto il mondo, cioè il fan è inteso come quello che difende a priori sempre chiunque e qualcuno, cioè il fan è quello che fanzeggia, cioè difende a priori secondo me qualunque cosa. Lo posso capire perché il fan, però il problema è che il fan, non l'estimatore, ma il fan di qualunque cosa, sia musica, cinema, arte, il fan puro che dice io sono intoccabile, non capisce un cazzo. Perché non si può essere fan verso una cosa, ma al limite verso l'opera fatta da uno. Allora, e qui, o sei Orson Welles, e allora uno può dire non come me che sei fan di Orson Welles, neanche può con la magliettina così, Orson. Diciamo che il fan, inteso come chi ama Orson Welles, sa che ha fatto il 99,9% dei suoi film sono belli e che ha girato almeno 2-3 capolavori. È una cosa oggettiva, non che la dico io, cioè che si vede anche, basta occhio nudo, invece quello che ricava Michael Bay fa vedere quanto potrebbe, cos'è? Sicuro. Sicuro non capisce. Allora il problema del fan è che non capisce, perché si adatta a quello che questo gli dà, si affeziona, magari come potrei essere fan io di Ridley Scott, ok? Io come Alien, Blade Runner, i Duellanti, non ho visti poi i film. Però se mi chiedi se è un fan di Ridley Scott col cazzo che ha fatto della merda, che non puoi essere fan inteso, cioè non puoi essere così chiuso da non notare che negli ultimi 20 anni ha fatto una decaduta mortale. Il fan non capisce. Il fan non capisce perché prima di tutto non è illuminato. Illuminato nel senso che non guarda mai quello che guarda con occhio distaccato. Io sono un fan di Bauhaus fino alla morte in gruppo museale, nel senso che i 3 dischi che fecero più live negli anni 80 l'ho sbriciolati, sono dei capolavori per me, quindi ho una certa esaltazione per questo gruppo, ti spiego questo. Hanno fatto un disco nuovo l'altro anno, si chiama Go Away White, ho comprato subito perché da buon mezzo fan lo compri, fa cacare. C'è 2 di cose buone. Ora io dovrei, a priori, siccome Bauhaus ho 25.000 magliette e 6.000 un certo tutto, nel cervello dovrei a priori dire che quello è bello. Questo fanno quelli di Michael Bay, perché nemmeno riescono a dire uno è bello, uno è brutto, è tutto bello. E non è possibile, perché il tutto bello
lo ha fatto Kubrick, l'avrà fatto Renoir, Godard, ma l'avranno fatto 20-30 registi nella storia del cinema, forse Il tutto bello, perché lo stesso Scorsese, Il tutto bello, ha finito da 10 anni di farlo Il tutto bello. Cioè, film imperdibili, sono altri. Quindi il fan, per tornare alla tua domanda, siccome sono un po' logorroico, non capisce un cazzo in quanto tale. Ma non perché è scemo, perché è pilotato dalla sua stessa ignoranza. Ha visto Michael Bay, vede che scoppia tutto così, è colonizzato a livello immaginario, vede solo quel tipo di cinema lì, quindi Michael Bay per lui è un grande e non riuscirà mai a capire che cazzo ne so se gli fai vedere un film di Truffaut, ma non lo capirà mai, perché mi dispiace, il cinema come la musica, come tutte le cose, c'è chi è più portato a capirne la bellezza vera e chi è più portato a sentirne solo l'odore. Chi ascolta Gigi D'Alessio, per me, non capisce la musica vera, perché se non vai a cercare della vera musica e ti fermi lì, vuol dire che il tuo cervello, no, perché sei imbecille, ma è tarato per capire quella musica, sono impulsi, e il cinema sono impulsi, alla fine te guardi, ti piace o non ti piace, ok? Il problema però nasce che ora c'è la critica che tende, siccome siamo in un momento in cui non c'è una lira, non c'è arte, non c'è cultura, in Italia si fa schifo, c'è Berlusconi, in tutto questo, in tutto questo, l'unica cosa che il ragazzetto riconosce è il videogioco, in tutto, nei rapporti umani, fra persone non è più come prima, se vedi è un videogioco anche quello, nella violenza per la strada, nel guardare il cinema, nell'ascoltare la musica, tutto deve durare poco, deve essere poco impegnativo e diventa però a sua volta questo poco, tanto perché quelli che lo seguono non capiscono il pochino un po' di più del poco. È tutto lì, il fan non esiste, il fan è un deficiente, perché uno mi fa Vasco Rossi è il meglio cantante del mondo, ma cosa cazzo dici? Vasco Rossi ha fatto 3 dischi buoni e il resto è spazzatura, da 20 anni campa di merda. Eppure quello è il fan. Quindi il fan non va giudicato. Io sono un fan di Fulci. Demonia, Enigma, mi riguardo 20 volte, ma ti posso dire che sono firme di merda. È chiaro oppure no? Il fan non lo dirà mai, per quello che non mi considero mai un fan. La gente continua a mitizzare, ok? Mitizza. È per quello che ti dico non arrivano in fondo. Michael Bay mitizza, sono un contro Michael Bay. Io sono un contrasto, fa bene a tutti. Ma che cazzo le giri, figlio? Ce ne direi così proprio. Non capisci un cazzo. Te mi devi dire questa inquadratura video perché da dove ti è uscita fa cacare. Il problema è quello. Cioè, se io avessi incontrato il mio idolo Fulci e fosse stato vivo, gli avrei detto, ma te demonia, ma chi te l'ha fatto fare di farlo? E ce l'ho da pagare Paini. Vabbè, se ne ragiona, te c'è una lì, non è uguale a Michael Bay che è ricco. Cioè, uno deve campare e l'altro campa di rendita tutta la vita lui e tutta la sua genia fino al post-atomio. Cioè, voglia te. Cioè, lui è tranquillo. Per quello ti dico, non c'è una vera concezione da parte dei fan del cinema che lo difendono con la cazzata che lui, appunto, usa un linguaggio diverso. Ma l'usare un linguaggio diverso non significa... Già, per esempio, Jodorowsky usava un linguaggio cinematografico diverso. Non aveva la solita classica storia, però tentava di portarti in un mondo diverso, nonostante anche lui possa sembrare spocchioso, in realtà poi con anni che sono passati, io ho fissato Jodorowsky, Montagne Sapre, Topoli e Santa Sangre, però passati gli anni, cresciuto, mi sono reso conto che anche la sua valenza comunque di Jodorowsky non è poi così ampia come si tendeva a dargliela per forza. Non a caso ha lavorato un musicante indibattiato, se uno ci capiva di cinema aveva la merda, non la faceva, ecco, è chiaro. E il problema è questo, cioè che qui si tende sempre a essere ipermoderni, a voler fare l'ipermoderno, poi si maltratta Tarantino, che è la vera ipermodernità, perché dal classico, dalla classicità del cinema lui non si sposta, utilizza il classico per metterci nel mezzo di tutto e allora diventi ipermoderno. Michael Bay invece elimina il classico per inserirci il videogioco, non ci inserisce l'ipermoderno cinematografico, ma l'ipermoderno a livello concettuale. Cioè è sì un regista ipermoderno, iper tra parentesi, perché è vero che il suo stile non era possibile nemmeno 15 anni fa, perché non c'erano nemmeno i mezzi per fare una cosa del genere, ma però alla fine non è ipermoderno, perché non, tutto ciò che è moderno deve avere il rispetto dei classici. La modernità non esiste senza il classico, non esiste, il classico è la base. Te di lì poi parti e fai quello che ti pare. Quando uno ti dice io classici me ne fotto, basta. Cioè non è come Tarantino che ti dice a me mi garba Fulci e Mario Bava ma mi fa cacare Kubrick, non lo direbbe mai, non si permetterebbe mai, anche se lo pensa, perché comunque sa e ha visto e sa cos'è il cinema. Questo è un mongoloide. Oh, con questo concludo il fatto che chi va a vedere Transformer 2 butta 2 paini, chi lo produce è quella merda di Bruckheimer, ora c'è Spielberg, no? È lui, basta, ha detto questi film lì non vanno più nemmeno in America, li facciamo andare noi che siamo colonizzati a livello immaginario, a livello del mangiacco McDonald's, a livello del noleggiacco Blockbuster, a livello delle multisale o Medusa, siamo ormai diventati un piccolo sottoprodotto dell'America peggiore, quella che io non stimo.
L'America quella che ti impone determinati atteggiamenti dicendo che sono quelli giusti e che ti porta a volte gente mette Tarantino fuori, che guarda caso però è italo-americano e è cresciuto in ben altre situazioni. O se no ti porta quello che è semplice da vendere, ragazzi, non è che ci vuole tanto. Cioè, a giro ti vendono Tokyo Hotel perché sono più facili da vendere degli Arcade Fire. Cioè, non è che c'è questo grande... E Michael Bay è facile da vendere perché probabilmente è un regista senza spina dorsale, che è quello che il produttore gli dice di fare fa, che non rompe i coglioni, che gli basta avere il suo giocattolone da muovere come gli pare a lui, convinto che se c'hai una bella bambola del 700, se la vesti punk e ne incortella lo stomaco è più bella per forza. No, una è vera, era più bella prima. E lui è così, è il classico incompetente. Infatti Terminator 2 non esiste. Cioè, Transformer 2, no, Terminator 2. È un altro pianeta, un altro livello. Sarà anche perché quando uscì Terminator 2, in realtà ero, avevo 17-18 anni, non mi garbò così tanto. Perché ero rimasto all'austerità del primo. Quella fotografia lì, Blue Astra, proprio le due lire, mi garbava quella cosa. E il 2 rimasi un po'. E poi Schwarzenegger che sorride non si può vedere. Comunque, doveva stare così tutto il film, sta il suo ruolo è quello. Quando viene il suo ruolo è Conan, no, guarda, Conan ci potevi mettere chiunque, il suo ruolo è Terminator. E anche il nome è perfetto, perché visto che è un assassino, visto stempia 20 persone armese in California con la pena di morte, Terminator in tutti gli effetti. Lasciamo perdere Terminator gli ultimi due, perché io mi fermo al 2, cioè Terminator 3 e Terminator 4, il 3 ho avuto sensazione veramente di picchiare non il macchinista, non l'operatore che metteva, proprio di da fuori al cinema, e di qui no, è un sogno, d'ora mi sveglio, non mi posso aver fatto questo. Il 4, di 3, c'è Christian Bale, la produzione sembra buona, è nel futuro che mi garba a me piano di robot un casino, chi l'hanno messo in mano? AMCG, uno si fa chiamare come una marca di succhi di frutta, cioè ma come cazzo fai?